Benvenuti in diretta anche quest'oggi, penultimo giorno peraltro di campagna elettorale. Ovviamente siamo giovedì 6 giugno del 2024. Ricordiamo che si voterà sabato e domenica, sabato dalle 15 in poi e domenica tutto il giorno per l'Europa. È la prima volta che si vota appunto nel weekend. Con noi un amico di Trieste Caffè che ci viene a trovare, ci fa tanto piacere di questo motivo. Diamo il bentornato a Massimiliano Panizzut, ovviamente onorevole della Lega. Bentornato Massimiliano. Grazie del reinvito, era un po' che non ci vedevamo, un po' in silenzio stampa io. Diciamo così. Intanto come stiamo, Massimiliano? Beh, direi molto bene, cioè, positivo tutto, anche il trend che si prospetta per la Lega a queste elezioni europee, visto che hai detto che si vota sabato e domenica, mi pare abbastanza positivo, per cui incrociamo le dita. Ormai no, insomma, siamo a 48 ore dalla fine della campagna elettorale, anzi direi di meno, quasi 30, 30, 36 Tanto se è rotto praticamente. un Sì, bicchiere, è caduto qualcosa. sarà l'emozione di vederti, di Non sentirti credo parlare questo, ecco. finalmente. Quindi un bilancio della campagna elettorale sia a Trieste che in regione, perché ricordiamo che stiamo andando in onda sia a livello locale che a livello regionale. Ma io credo che tutti i nostri rappresentanti istituzionali oppure delle sezioni e i militanti si stiano dando tanto da fare, a iniziare dal presidente Fedriga all'ultimo militante che sono io. Credo che nella nostra regione avremo un buon risultato, ovviamente superiore alla media nazionale, per cui questo ci fa sicuramente piacere. Ecco. Se devo dire, sembra un po' una campagna elettorale in sordina, sembra che la facciano solo magari i leader dei partiti, perché ultimamente diciamo che i partiti si denotano solamente quasi per il leader e non per tutto quello che anche gli altri esponenti fanno. Quindi non vorrei che poi sia un referendum sui leader. Non è un referendum sui leader, è un referendum, diciamo così, sull'operato dei partiti, ma anche su chi vuole andare a proporre qualcosa per cambiare questa Europa, diciamo così. Parlavi di una campagna elettorale in sordina, secondo te questo andrà a ripercuotersi anche su quella che sarà l'affluenza? Vuoi dare secondo te un tuo pronostico su quella che potrebbe essere l'affluenza? Io ho dato dal 35 al 40. Vabbè, dai, io spero molto di più, spero che si avvicini più a 50, tristemente, perché chiaramente, visto che momentaneamente il mio lavoro è il servizio alla politica, fa più tristezza che il 50% delle persone non vadano. Vuol dire che noi, mi si passi il termine, non riusciamo a vendere bene il nostro prodotto, dovremmo fare di più, dovremmo impegnarci di più per convincere la gente ad andare a votare, perché quelli che dicono ah non vado a votare tanto non mi interessa, e no, non ti interessa, ma comunque la politica si interesserà sempre di te e della tua vita, e quindi è giusto che tu dia il tuo, anche magari, cioè, uno basta che se non è d'accordo può andare a votare, anche non dico che cosa, però il fatto di non andare a votare siccome ci sono persone che sono morte per questo diritto, mi pare un poca mancanza di rispetto, indipendentemente da uno dove si senta poi rappresentato o meno, questo. Ecco, io ho fatto una mia analisi, vorrei commentarla, che tu me la commentassi, no? Si parlano ovviamente di una sorta di derby interno tra Forza Italia e la Lega su chi prenderà più preferenze, su questo, su più voti, e su questo qualcuno anche ipotizza del fatto che Salvini potrebbe rischiare di perdere la segreteria, in quel caso non consegua un buon risultato. L'analisi che io ho posto anche ad alcuni tuoi colleghi è il fatto che, secondo me, Salvini la Lega terrà, e anzi forse otterrà pure un voto superiore a quello che hanno detto i sondaggi, di cui non possiamo ovviamente rendere noto per questi Beh, però regali. possiamo dire la nostra, Però anche verrà se. salvato dai voti di Vannacci, che farà talmente il boom Vannacci che riuscirà a captare quei voti che altrimenti la Lega non sarebbe riuscita a prendere, e questo farà sì che Salvini sarà salvato. Condividi questa scelta o no? Questa analisi o no? In parte, diciamo che non sono correlate le cose, cioè un conto è la segreteria federale del partito che viene eletta dagli organi interni, eccetera. Quindi Qua si parla di no, percentuali del no, no, Lega. infatti, ma cioè non è che se io penso che la Lega superi abbondantemente il 10% dell'euro nazionale
è chiaro che se dobbiamo dire sì, 5 anni eravate al 30 e passa, adesso vabbè, quello si può fare un'autocritica e vedere all'interno nostro quali sono i problemi. La colpa è di tutti, è dal primo all'ultimo, ripeto, perché se non riusciamo più a mandare la gente al voto e se non riusciamo più a mandarla a votare Lega, è colpa nostra. Cioè non è che possiamo dare la colpa al primo che passa, no? Stavo guardando. Per cui un po' di autocritica sul fatto del calo delle percentuali va fatta, perché secondo me la Lega non è un partito del 34, del boom degli anni passati, ma un partito che dal 15 al 20 a livello nazionale deve stare. Per cui l'autocritica ce la faremo noi, vedremo noi cosa non va nel nostro progetto, quindi non è legato il risultato al fatto che bisogna cambiare il segretario, che ha le sue colpe, ma ripeto, le abbiamo anche noi. Per cui son separate le cose, che sia poi un referendum tra una testa a testa tra Forza Italia e la Lega, vabbè, questo si vedrà. Mi pare che le idee siano ben simili e il fatto di lavorare assieme al governo, ricordiamo, nazionale, regionale e anche comunale, qui di Trieste, i risultati le diano. Quindi che poi ovviamente, siccome il sistema all'europeo è proporzionale, è chiaro che uno cerca sempre di arrivare un voto più dell'altro, questo poi lo decidono i cittadini. Il fatto di aver candidato Vannacci è stata una prerogativa del segretario federale, e per cui probabilmente ha reputato lui che porterà quel qualcosa in più che manca alla Lega. Io, rispetto a alcune idee di Vannacci, sono assolutamente all'opposto, per cui non anche lui probabilmente in certe sue esternazioni magari ha esagerato, non capendo che poi i politici vengono spesso strumentalizzati. Quindi o una cosa la spieghi bene, non puoi buttargli la frase e poi pensare che la gente, anche per cattiveria, magari te la strumentalizzi. Quindi o uno parla di quello che sa, io posso parlare poco rispetto a quello che so, mi informo, oppure uno magari parla come Vannacci, è sicuramente stato un grande generale, un grande militare, parli di difesa e di altre cose, magari non entri in temi sociali che non gli competono, ecco qua, chiaro che dopo in Italia uno può dire la sua, però ripeto, bisogna stare sempre attenti, soprattutto noi, che appena diciamo un tot ovviamente veniamo strumentalizzati in senso negativo, perché magari in certe frasi, in certe interviste non c'è nemmeno poi il tempo di spiegare bene e di approfondire certe tematiche. Ecco, ecco, non solo Vannacci, però evidentemente tanti altri leader e tanti altri partiti, no? Questa campagna elettorale è stata caratterizzata più che da temi europei, da temi, diciamo, di tutti i giorni, da temi italiani, di Europa, più o meno Europa, secondo i punti di vista, i temi europei praticamente non si è quasi discusso. No, ecco, la questione della poca partecipazione storicamente al voto europeo non è quindi anche responsabilità della politica, che non ha mai ben comunicato cosa è l'Europa, cosa fa l'Europa, i temi dell'Europa, focalizzandosi unicamente sui temi italiani e non invece sull'importanza che ha. Come ho detto prima, ripeto, se la gente non va a votare è colpa nostra, che non diamo quell'attrattiva al voto. Che queste competizioni, come abbiamo detto, siano un cercare di arrivare prima dell'altro, ci sta. Poi ripeto, le questioni nazionali del governo e anche dell'opposizione, che giustamente fa il suo lavoro, sono assolutamente sul tavolo e si vede. Quindi cioè, il governo ha fatto delle cose buone, l'opposizione fa l'opposizione buona, per cui io slegherei le cose. Invece rispetto all'Europa, se proprio dobbiamo fare una critica all'Europa, è che ripeto, la Lega non è contro l'Europa, cioè lo slogan è più Italia meno Europa, perché per l'Europa come è stata oggi, cioè l'Europa lontana dai popoli, cioè io sono per un'Europa confederata, federale no, perché confederata, cioè in cui ogni Stato ha la sua prerogativa e l'Europa deve aiutare gli Stati oppure deve dare delle direttive, mi si passa il termine, di cervello, cioè sul fatto dell'aver fatto le case green che a ogni cittadino possono costare dai 30.000 ai 60.000, o il fatto di comprarti un'auto elettrica che costa dalle 25 alle 35.000, secondo voi è una roba normale? È chiaro che magari abbatti, come dire, cioè rendi l'aria più pulita, però non dimentichiamoci che chi inquina il mondo non è la pianura padana o l'Italia, cioè chi inquina il mondo è l'India, la Cina, eccetera. Poi che noi possiamo rendere migliore il nostro ambiente, sicuramente questo lo vorremmo tutti, però non è che deve cadere sulla testa della gente, cioè chi oggi ha da mettere 40.000 per sistemare la sua casa? Nessuno. Quindi allora l'Europa dà le direttive e ci stanno, perché alcune direttive possono essere di cervello, però devi dare anche i soldi poi.
la possibilità di gente di fare. Non è che tu, se non metti a posto la tua casa, che se hai fatto il paiolo 30 anni di lavoro per farla, dopo non puoi più venderla perché non è a norma. Non esiste una roba del genere. Se tu mi obblighi a mettermi a norma, mi devi dare la possibilità di farla. In questo caso mi devi dare... c'è tanta scienza. Quindi ben venga un'Europa, però deve essere vicina ai cittadini, non contro i cittadini. Per cui noi diciamo sì, prima l'Italia, perché ovviamente la nostra prerogativa e la nostra sovranità è quella nazionale. Se poi abbiamo accettato questo partenariato europeo, è chiaro che non deve andare contro i cittadini. E qualche partito che vorrebbe anche trasformare la questione cabinovia in una pro contro, in una sorta di, anche le europee, in una sorta di referendum sulla cabinovia, come la vedi? Ma io non mi fermerei, ripeto, con tutto rispetto alle questioni al di là del marciapiede fuori di casa nostra. Ma pensavo al di là di Duino, cioè, al di là di Bugia. Sì, sì. No, le europee sono un'altra cosa. È chiaro che la cabinovia può essere interessante. Io su certe grandi opere, parlo per me, non parlo di quelle del mio partito, ripeto, parlo per me. Posso essere d'accordo, tutto serve, perché chiaramente è tutto bello e innovativo, però in questo momento forse ci sono delle priorità. Siccome io mi occupo di sanità e disabilità, forse qualcosa di più nel sociale andrebbe messo. Tra l'altro voglio ricordare ai cittadini, se mi permetti, che giusto l'altro ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato... Signora, salve. Ha approvato un decreto legge e un decreto per l'abbattimento delle liste d'attesa, che ovviamente non andrà ad avere effetto domani, però inizia un percorso di verifica, di implemento degli stipendi dei medici, della possibilità di fare un cupo unico, perché qua mi sembra che in regione ce l'abbiamo già, però a livello nazionale, di dare la possibilità di fare anche le visite sabato e domenica, incentivando ovviamente i sanitari, perché non è che loro fanno volontariato, ma devono essere pagati. Ecco. Per cui io guarderei i temi un po' più importanti. Poi la cabinovia, chiaramente nel contesto della realizzazione del nuovo Porto Vecchio, ben venga, però non la farei diventare pro, cioè non è che le elezioni europee sono pro o contro cabinovia, sono due cose separate. Tra poco pro o contro i concerti a Rocco diventerà fuori, no? Beh, poi io sono favorevole ai concerti, dipende da che musica, ecco. Se magari, ultimo, a parte che i miei... Sì, domenica mi pare tu che tu sei rimasto, no? Qualche anno fa ancora, ai Ricchi e Poveri. Dai, io, no, beh, Ricchi e Poveri no, però, diciamo che la mia musica non è quella di oggi, che vedo spuntare cantanti, ben venga per amor del cielo. Chi vorrei, visto che Piazza avrebbe farsi i concerti l'anno prossimo, tu chi vorresti? Bruce Springsteen. Ma nel 2012 già stato. Vabbè, ma sono passati quindi già 11 grande... anni. Io sono un po' fisso su Bruce. Ah, quindi Bruce Springsteen e basta. Per me sì, poi vi lascio gli altri 5. Fate un sondaggio vero, visto tutti i vostri followers, come si dice. Fate un sondaggio. Chi volete per i concerti il prossimo anno? Magari 6 sono un po' tanti. Facciamone 3 bene. Diciamo, dai, al momento no. Sono venuti fuori Pooh e Taylor Swift. Non ho idea di chi sia, pensavo fosse un'attrice. Per cui diciamo abbiamo già i primi nomi, abbiamo Bruce Springsteen, per cui prenderemo... Assolutamente. Adesso andremo a Barcola con i nostri e faremo questo qua, 6 concerti a Rocco, chi vorresti? Andate, però quindi, dovete prendere le fasce un po' di tutte le età, dai 12 ai 18. Giovani, non sappiamo chi... Fate dai 12 ai 60, così. La gente sarà spinta ad andare a votare o va a Barcola? Perché per il weekend sono previsti, e oggi è uscita un'agenzia, 40 gradi. Allora magari a Barcola con 40 gradi fa in male. Acqua a fare un touch? No, si può andare. Tanto, allora, votare ci vogliono 5 minuti. Prendete la vostra tessera elettorale, se non ce l'avete andate in comune ve la fanno subito. Prendete la vostra carta d'identità, andate al seggio, X, 3 nomi. Uscite, ci vogliono 5 minuti, quindi esci da casa 5 minuti, 10, un quarto d'ora, in mezz'ora fai tutto, quindi tu vai a votare e poi vai al mare oppure vai in un carso che fa un po' più fresco. Ecco. Come sarà l'ultimo giorno e mezzo di campagna elettorale Massimiliano Panizzut? Dove i tuoi fans potranno vederti e conoscerti? Se c'è qualche mio fans, mi spiace per lui. Ma se vi interessa, fra un 10-15 minuti c'è il presidente Fedriga qui in Piazza della Borsa, al gazebo, quindi sicuramente lui ha più fans di me, è anche un po' più, visto che adesso sono sempre in palestra, è un po' più prestante di me. Io sarò al gazebo domani, penso tutto il giorno, però non è che devono venire a vedere me, devono venire a sentire le idee che noi portiamo avanti, ecco.
Benissimo, ovviamente ricordiamo che la Lega a livello regionale ha tre candidati. Sì, chiaramente la Lega a livello regionale spinge sui suoi candidati, che sono Anna Cisint, sindaco di Monfalcone, Stefano Zanier, che è l'assessore all'agricoltura, e ovviamente ultima in ordine alfabetico, ma non per demeriti, è la Elena Lizzi, che è la nostra europarlamentare uscente, per cui invito caldamente le persone a scrivere le preferenze, perché ovviamente oltre alla famosa X, e diciamo la X, la croce, sì, no, come noi preferiamo la croce, esatto. non entro nel merito di altri termini, la croce, che è sempre, ricordiamo, le radici cristiane dell'Europa, quindi la croce la si fa sul simbolo, e c'è la possibilità di scrivere fino a tre preferenze, però attenzione, tre preferenze devono essere o due uomini e una donna, o due donne e un uomo, o un uomo e una donna. Non si può mettere due uomini e due donne. Però abbiamo scoperto che si può mettere anche, diciamo, una persona non candidata, perché è detto che si può scrivere Berlusconi, Forza Italia, me lo mando, Forza Italia, sì. Viene comunque riconosciuto. Ora è venuta fuori pure questa. Ora è sempre Silvio Presidente. Sì, diciamo, però credo che nel 2024 questo è un nuovo modo di votare. Non vorrei che però, attenzione, che magari qualche presidente possa annullare il voto, in quanto potrebbero dire no, ma è venuto lui a votare. Il ministro ha dichiarato. Sì, ma io credo che sia anche un po' così una provocazione. Magari qualcuno si vede Bossi e si mette il telefono. Chiaramente viene annullata la preferenza. Io credo che comunque i partiti ci siano e i candidati siano tutti di alto livello. Perché io ho sempre piacere di ricordare che comunque non dimentichiamoci che ci sono anche delle comunali importanti. Ricordo, visto che siamo anche FVG, che c'è il comune di Porcia, dove il nostro sindaco uscente Marco Sartini c'è tanto di cappello per chi si impegna così. Per cui farei anche un grande applauso a chi si impegna nelle amministrazioni locali, perché è facile andare in regione, è facile andare a Roma, però ricordiamo che chi va a fare il sindaco oggi di gatte quasi da pelare, cioè, no, assolutamente, cioè, non c'è una retribuzione che possa compensare la responsabilità che ha un sindaco oggi, attenzione, perché rischia molto di più che un regionale o un parlamentare di suo. Per cui va fatto tanto di cappello a chi si vuole impegnare proprio direttamente per la propria città. Abbiamo leggermente sforato, abbiamo fatto ben 18 minuti. Sì, però non è arrivata nemmeno l'acqua che ti avevo chiesto. Arriverà adesso. Va secco. Massimiliano Panizzuto, onorevole della Lega, fino a domani sera in Gazebo. Buon lavoro. Grazie a voi.